Ragazzi, buongiorno a tutti. Ci troviamo sempre nell'officina di Giuseppe Maurillo. Andremo a dare una nuova voce a Willy, grazie a Giuseppe e a suo figlio Lazzaro Maurillo. Avete capito di cosa sto parlando? Esatto, sto parlando dello scarico. Vediamo sotto com'è messo lo scarico vecchio. Sono poco per te, eh? No. Qui sta la parte più forte, la parte più forte è questa. Questo nuovo verrà fatto completamente in acciaio inox da Lazzaro Maurillo. C'è un bel po' da fare. Andiamo a iniziare l'acqua, giusto? L'ideale sì, sarebbe là. Per forza. Magari qualcosa ce la recuperiamo pure, si fa la staffa, alla certo. Ah, piostra. Maurizio, non è che si ha detto, ma anche in un ferro sul figlio. Ovviamente deve essere un pochino più alta, perché guarda com'è grattato. Ma deve essere per forza. Questo catalizzatore dobbiamo lasciarlo obbligatoriamente per la gruppo N. Come potete vedere alle mie spalle, Willy è già sul ponte. Andiamo a vedere Lazzaro cosa sta facendo. Lo scarico vecchio si presenta così, ovviamente arrugginito e pieno di rappezzi. Questo è il punto più critico dello scarico vecchio, ma a noi poco interessa, andrà buttato tutto al ferro vecchio. Te lo volevi creare tu? Vorrei, però sto pensando come potrei farlo. Ci taglieremo questo e da qui costruiremo tutto lo scarico. Io direi che qua questa cosa ce la possiamo risparmiare. Facciamo okay. Un unico pezzo. La parte importante che si deve smontare è qui. Okay. Quindi ovviamente è meglio farlo smontabile. Qui Lazzaro sta creando una parte di tubo nuovo di forma conica tramite la pressa, in modo tale da raggiungere la larghezza del cono vecchio, che successivamente andrà a saldare con la TIG. Il diametro che dobbiamo raggiungere per il cono è di 76 mm. 70. 72,6 76 dello scarico vecchio. Lazzaro recupererà solamente un paio di centimetri per far combaciare il cono ai collettori di scarico. Giusto per dire se va bene o no, anche questo va spazzolato. È una delle ultime cose. Ultime cose, sempre prima di saldare, altrimenti con la ruggine sul futuro sicuro non viene bene. Lazzaro qui sta dividendo una curva a 90 gradi, così da averne due da 45 gradi. Togliamo il cappello e mettiamo la maschera. Devo capire la giusta angolazione. Posso chiederti, Lazzaro, perché stai utilizzando la spazzola di ferro? Perché la pittura non va mai d'accordo con la saldatura. Scusa se ti riempio di domande, ma posso chiederti cosa stai facendo, perché sono curioso e anche chi guarda il video è molto curioso. Stiamo per tirare due linee a questo tubo, così andiamo sulla sega al nastro e ci facciamo qualche fettina a gradi, invece di sprecare qualche curva. Ok, quindi regoli la sega a nastro per poter creare delle piccole curve, ma la vera domanda è, devi farle tutte uguali? E quello che dobbiamo fare noi, possiamo anche farle tutte diverse, perché non vengono una attaccata all'altra per fare una curva. A caso una la mettiamo qui, una la mettiamo più avanti. Quindi cioè, non stiamo puntando a fare qualcosa del esatto, genere. Esatto, esatto, non dobbiamo fare, se dobbiamo fare questo ovviamente deve essere tutto quanto uguale per rendere uniforme. Invece in questo caso qui magari ne utilizziamo una davanti, un'altra utilizziamo al centro, un'altra utilizziamo più avanti ancora. Una volta tagliate le curve, bisogna rendere le estremità più lisce per farle combaciare con gli altri tubi. Questo è lo spezzone di cono dello scarico vecchio, spazzolato e senza ruggine. Così Lazzaro può procedere a saldarlo definitivamente con il resto dello scarico nuovo. La parte più complicata degli scarichi fatti in modo artigianale sta proprio nel creare le curve nei posti molto stretti. In questo caso, da subito dopo i collettori, nel passare tra la cuffia del semiasse e la scatola guida, per poi passare vicino al supporto motore e fare in modo che passi vicino al leveraggio del cambio, ovviamente senza dare problemi. Lazzaro, posso chiederti come mai hai lucidato i tubi prima di saldarli, nonostante non fossero arrugginiti? Per avere una superficie più pulita per saldare, quindi avere una saldatura migliore. E infatti, oltre a passarlo in quella spazzola di nylon, lo puliamo anche con il diluente. Così tutto è pulito, non abbiamo contaminazione, per una saldatura decente, diciamo. Come mai all'estremità dei tubi aggiungi della carta alluminio quando saldi? In questi casi in cui non passo il gas all'interno mi serve soltanto per non avere il fumo sotto il naso, perché quando è che saldi dall'interno dei tubi esce il fumo della saldatura e non è il massimo per la salute.
Lazzaro, in base a cosa le saldature si colorano? Quando è che avanzi, sì, poi il gas a un certo punto non copre più e quindi di là tipo si sfuma blu e viola, e dove tu copri rimane colore più chiaro, un colore meno ossidato. In questo caso qua ho ottenuto maggiore copertura, questo qui si tende al blu viola, però è più un dorato. Dopo ho finito la saldatura, la cappa è abbastanza grande e quindi copre quest'area da qui a qui. Più tempo si trattiene rilasciando del gas, meno si ossida. Ho fatto sì, una camminata da qui a qui. All'inizio siamo andati in modo, diciamo, lento, perché all'inizio devi riprenderti su questa saldatura. Nel frattempo, diciamo che non si crea il bagno giusto, ci stai un po' di tempo. Poi avanzi, ovviamente avanzando fino a qui la copertura resta qui e qui invece si ossida. Andiamo così. Un'altra parte molto complicata della creazione di questo scarico è il passaggio tra il telaio e il ponte posteriore, dove lì c'è poco spazio e lavorarci è un po' scomodo. Welcome to reality, there's no way back. Abbiamo appunto messo un po' di pasta abrasiva sul disco di stoffa per lucidare un po' la parte finale, così visivamente si vede un po' più luccicante, un po' più a specchio, e abbiamo un buon risultato. Andiamo a prendere le misure per la targhetta. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso, ragazzi. Parliamo della prima accensione dopo lo scarico fatto da Lazzaro Mauriello. Bel po' di rumore in più rispetto a prima. Oh, suona molto di più, eh. Non me la ricordo. Fidati. Vi ricordate com'era messo lo scarico vecchio? So che è inutile fare un paragone con questo nuovo realizzato da Lazzaro Mauriello completamente in acciaio inox, ma ci tengo a mostrarvi il modo in cui lavora Lazzaro e le opere d'arte che crea. Opera d'arte che si rispetti, anche questo splendido scarico merita la firma dell'autore, Lazzaro Mauriello, in arte LZR. Grazie mille Lazzaro per aver creato da zero questo scarico mozzafiato e aver reso Willy un pochino più rumorosa e più performante. Per sentire il sound di Willy ti lascio qui in alto a destra il video dello slalom di San Nicola, dove sono riuscito a registrare per bene il nuovo sound di Willy. Fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questo scarico, se avete bisogno di modifiche allo scarico della vostra auto o moto stradale, ma soprattutto da competizione. Dopo questo video saprete a chi rivolgervi. Grazie mille a tutti per la visione, grazie Lazzaro, grazie Giuseppe Mauriello, ci vediamo in un prossimo video. Ma non è come suona, ma non è come suona, ma non è come suona.